L'8-9 giugno vota Gianfrancesco Menani, candidato sindaco del centrodestra e sindaco uscente. Vota la concretezza, vota la continuità e soprattutto vota il sindaco della gente, sempre in mezzo alla gente. Buonasera e ben ritrovati dal TG di Sassuolo oggi. Questa mattina Baggiovara si è tenuta l'annuale assemblea generale dei soci di ACIMAC. Nell'ambito dell'incontro, l'Associazione Costruttori Italiani Macchine e Attrezzature per Ceramica ha confermato Paolo Lamberti nel ruolo di presidente per il biennio 2024-2026. I soci hanno anche confermato la squadra di vicepresidenza formata da Paolo Mongardi, Luca Bazzani e Bruno Bettelli. La sede di Sassuolo del Centro Provinciale Istruzione Adulti può contare su nuovi spazi ristrutturati che hanno permesso di riunire tutte le attività presso un'unica sede. Sono state allestite in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione e gli uffici tecnici una nuova aula grande e una più ridotta per attività per gruppi più piccoli. Tutta l'ala delle scuole Collodi è così destinata alle attività di alfabetizzazione di base e formazione degli adulti. I coniugi Luciano Toni ed Eva Guidicelli, residenti di Montegibio, hanno tagliato il traguardo dei 60 anni di matrimonio, un traguardo festeggiato lo scorso fine settimana insieme alla famiglia. L'intervista. Un traguardo importante è quello che avete raggiunto nel 2024, visto che sono 60 anni dal vostro matrimonio. E questo è un traguardo perché siamo arrivati qua e 80 anni di vita e 60 ci siamo sopportati assieme. Eva, secondo il tuo punto di vista, al di là della sopportazione, quanto c'è stato di buono in questo rapporto? Diciamo che il rapporto è fatto di be cose belle, brutte, litigare, una volta si litiga, una volta si ride, e siamo andati avanti così. Comunque oggi una bella festa insieme alla famiglia, a tutti i parenti. È stata una sorpresa di mia figlia, perché io non ci tengo proprio. Abbiamo avuto tanti dispiaceri che dico, ed è una fortuna che siamo qua noi. Io dico sempre, bisogna voltarsi indietro, siamo arrivati qua, speriamo di andare avanti ancora, basta. Però è bello, dopo le cose un po' poco belle che sono capitate, avete avuto anche la fortuna di quattro figli che sono stati la vostra felicità. Sì, cinque nipoti che sono uno più bravo dell'altro, la soddisfazione. E quando facciamo i compleanni? La Manuela chiama tutti, no? Tutta la nostra famiglia. Cioè, io dico sempre, nipoti e morosine e morosini, ci siamo tutti, anche i morosini, facciamo la festa in casa. L'unione di quello che siete stati voi da sempre, cioè semplici, eccetera, continua ad unire Sì, le vostre famiglie. sempre. Noi, solo che ci sia qualcosa, tutti a casa nostra. Li uniamo. Che poi l'aiuto della Manuela che ci tiene, sono sempre tutti a casa, ma 10 volte all'anno noi abbiamo 15, 16, 17 persone a tavola e noi non ci abbiamo problemi. Oggi è un giorno speciale, tutti fuori. Manuela ha detto tutti fuori, però adesso organizza poi anche una festa dentro perché lei non ci sta mica ferma. Ed ora passiamo allo sport. Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ieri ha ufficializzato l'arrivo sulla panchina del campione del mondo 2006, reduce da una breve esperienza in Francia alla guida del Lione, che nella stagione 2022-2023 ha guidato il Frosinone verso la promozione in Serie A. Mister Grosso ha firmato con il Sassuolo un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
La SD Box Ferraro esulta alla Rimini Wellness 2024, manifestazione che ha visto la presenza di circa 200 atleti che praticano la gym box pugilato a contatto controllato. Il portacolori dell'associazione sassolese Cedric Ugolini, 51 anni, si è confermato campione regionale nella categoria over 69 kg. Ora Ugolini è atteso ai campionati italiani in programma dal 28 al 30 giugno al Lido di Fermo. Dal TG di Sassuolo oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.